La parrocchia di Santa Maria Rosciano di Fano questa mattina era gremita per l'ultimo saluto a Gaetano Giraldi, il ragioniere scomparso, molto conosciuto in città. Giraldi ha rivestito l'incarico di ragioniere a capo del comune dal 1975 al 2010, anno in cui andò in pensione. È ricordato come un serio professionista, lavoratore che negli anni si è sempre contraddistinto per innumerevoli doti di cui l'affetto e il ricordo vivo dei colleghi lo testimoniano. Giraldi viene ricordato anche come un uomo stimato dai servizi finanziari, godendo della massima fiducia di tutte le amministrazioni e sindaci, per i quali è stato un punto di riferimento insostituibile. L'ex dirigente è considerato anche come uno dei grandi mostri sacri del comune, insieme all'ingegnere capo urbanistica e lavori pubblici Vittorio Luzzi, fu anche un grande esperto di contabilità pubblica. I funerali celebrati da Don Federico Tocchini, con le dovute precauzioni di distanziamento sociale, ha ricordato la sua figura. Durante le esequie erano presenti anche il sindaco di Fano e il vicepresidente della regione Marche Minardi, che si sono uniti insieme a tutta l'amministrazione comunale in cordoglio per la scomparsa di Giraldi.